visto spesso su questo argomento. Voi avete giocatori di grande qualità. È chiaro che se una palla così capita sui piedi di Rosina fa gol, se capita sui piedi di tanti altri giocatori del campionato di Serie B magari non lo sfruttano. La stessa cosa questo secondo gol, la giocata di Maniero non è banale, no? Una sponda sul secondo palo, su un cross lungo. È una fortuna che tu hai di avere questi giocatori e giustamente te li tieni stretti e li sfrutti. Sì, sì, ma abbiamo dall'inizio che io dico che abbiamo qualità, no? Si sta vedendo adesso. Poi oltre alla qualità adesso sono entrati anche abbastanza in forma, quindi si stanno cercando di giocare da squadra e questo è molto importante. Oggi non eravamo tanto brillanti perché abbiamo avuto una partita importante la settimana scorsa e quindi abbiamo fatto una settimana un pochino più corta rispetto alle altre. Però credo che poi c'è stata tanta sofferenza, la squadra si è unita e alla fine, fino alla fine abbiamo cercato il risultato e questo che si è impresso. Siamo stati premiati anche per questo. Andrea, c'è un dato particolare, statistico, che fa riflettere. Nei secondi tempi avete aumentato di 13 punti quello che era il vostro bottino nei primi tempi. In questi casi o sei bravo tu quando fai le sostituzioni o sbagli la formazione iniziale o in qualche modo i giocatori quando sono sotto non si arrendono mai. Quale di queste tre versioni prendiamo per buona? Ma può anche darsi che arriviamo un pochino imballati nel primo tempo, poi ci sciogliamo e nel secondo tempo andiamo molto meglio. Oppure sono bravo io a fare le sostituzioni, non si sa. Quindi l'importante oggi era una partita difficile, come ho detto in settimana era importante vincere. Sono tre punti pesanti che danno peso al pareggio fatto in casa col Cesena. Grazie Camplone.